Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo episodio delle analisi Bradipe, dove parlo di un campione che avete scelto voi, o meglio, mi sono arrivati veramente diversi commenti sotto, o forse uno fatto da una persona, ma sotto tanti video, non lo so, non mi ricordo, a proposito di Galleos, perché è un campione che ho trovato, naturalmente, perché è un campione che comunque utilizzo dall'Hydra perché universalmente riconosciuto come il peggior mitico per ora prodotto. Forse se la batte con Calamitus. E il fatto è che la verità è innegabile, signori. Sotto tanti, tanti, tanti aspetti, non è in grado di produrre un beneficio per l'account paragonabile a quello di tutti gli altri mitici finora proposti. Però questo non significa che non si possa utilizzare. Quindi, una volta tanto, invece di parlare del potenziale di un campione, voglio parlarvi di come si può inserire all'interno di un team. Ma andiamo con ordine. Quindi, 409 milioni. Siamo molto lontani dal record che ho prodotto con questo team, che è 660 milioni circa verso i 700. Perché questa è una run che ho fatto completamente in automatico. In questo periodo, a livello di clan, ci stiamo rilassando nel clan estivo. Siamo ancora nel clan estivo, nel clan delle vacanze, insomma, che ci ha permesso di stare tranquilli dell'Hydra, di stare super tranquilli degli assedi, tranquilli nel CVC. E questa è l'ultima settimana, insomma, poi si torna nei ranghi a spingere come dei dannati nel clan principale, ma va bene così. Quindi potevo permettermi di fare una run completamente in automatico. Ho perso 200 milioni per strada, che sono un bel po', in gran parte anche per colpa di Galleos. Adesso andremo a discuterne molto molto bene insieme. Un'ultima cosa prima di andare in sigla, signori. Automatico intendo automatico, cioè run avviata, 2-3 setup minimi in manuale, clic su automatico, me ne sono andato, sono tornato dopo un'ora, 56 minuti, run finita, 409 milioni, ci va benissimo così, fine della fiera. Ho registrato una prima parte di run, quindi dopo avremo anche modo di discutere sui campioni che vengono le mani, ma adesso direi di andare con la sigla, recuperare due o tre cosette su questo campione, vedere la build, beh, le sapete le cose che dobbiamo fare, via. Eccoci qua, allora preparatevi perché un po' di tempo sull'indice lo perderemo, perché bisogna comprendere un po' di cose, bisogna comprendere che cosa aveva in mente la Plarium, che cosa ha realizzato e quali sono i limiti di ciò che aveva realizzato. Quindi, campione mitico, per la fattura di mutaforma naturalmente, il nostro Galleos, che si divide fra due versioni di difesa, sia la forma primaria che la forma alternativa sono entrambe di tipo difesa. La seconda vuole essere più nuker, la prima più controllo CC, insomma, da utilizzare dall'Hydra, perché stiamo parlando di un campione da Hydra. E che dire, allora, con la sua 1, attacco nemico va a mettere una riduzione della velocità, cosa che gradiamo, ha la caratteristica di fare danni basati sui massimi HP dell'avversario nel caso in cui andiamo a contrattaccare, qualsiasi forma di contrattacco, sia essa anche generata dalle maestrie o da un set, va benissimo, però solo sul contrattacco. Il problema, iniziamo già con i problemi. Allora, il moltiplicatore della sezione dedicata ai massimi HP è veramente molto molto basso, penso uno dei più bassi finora proposti. Quindi, se vogliamo che questa destrezza in contrattacco produca un danno significativo, dobbiamo lavorarci su, è inevitabile. Anche se ci confrontiamo con delle teste che hanno molti HP, perché noi abbiamo affrontato l'Hydra Incubo, ok? Quindi tanti HP uguale tanti danni, ma soprattutto uguale anche raggiungere il cap piuttosto facilmente. Beh, non è così.
Io non ho realizzato una build orientata sui danni perché ho voluto sfruttare anche le altre destrezze di questo campione, non soltanto la sua 1. Però è difficile. Quindi, se Blarium deve buffare, io spero che buffi questo individuo qui. Una delle cose che dovrà fare è aumentare il moltiplicatore di questa 1. Già, se avesse un 10%, quindi il massimo finora proposto per campioni che fanno danni basati sui max HP, allora già possiamo discutere di una A1 valida. Passando poi alla sua 2, attacca tutti i nemici, piazza una provocazione per un turno. Nel caso in cui ci confrontiamo contro boss, ed è ovvio, visto che parliamo di un campione da Hydra, questa cosa avverrà per 2 turni. È molto molto buono sicuramente la provocazione per 2 turni. Ottimi campioni da Hydra lo fanno come Energigante, però non possiamo permetterci di paragonare Energigante a questo campione qui perché stiamo parlando di due campionati diversi. Ve la ricordate, no? La battuta di Pulp Fiction sui piedi? Ecco, sono due campionati diversi. Bene, l'unica cosa in comune è che provoca per 2 turni, ma tutto il resto del campione è molto molto lontano. Ciò significa che Energigante è migliore di Gallius? Sì, signori, però per assurdo è più probabile che voi abbiate Galleos e non Energigante, perché o l'avete presa in quella piccolissima finestra storica in cui era possibile, e anche in maniera molto molto difficile e fortunosa, oppure è più probabile che vi esca un mitico dalle schegge primarie, semplicemente perché prima o poi vi uscirà, mentre Energigante non uscirà mai più, ahimè. E quindi è probabile che voi siate qui a vedere un video su Galleos anziché un video sulla nostra Energigante. Con la sua A3 poi va a ripristinare completamente i massimi HP distrutti e gradiamo, c'è la testa che clensa che va a distruggere i nostri massimi HP, quindi li ripristiniamo molto bene, andiamo a mettere un aumento di difesa che è tanta tanta roba, ma soprattutto un rianima dopo morte che può sembrare un buff stupido, ma nelle circostanze giuste può salvarvi le chiappe, e quindi va benissimo così. Con la sua passiva, poi riflette sull'assalitore il 50% del danno che questo campione riceve. Se l'assalitore è un boss, sarà il 100%, quindi tutto il danno che riceviamo verrà riflesso. Però attenzione, perché questo è un campione che deve tankare, riceverà delle sberle, cureremo la sua difesa, anche perché comunque dei danni basati sulla difesa li fa. Ciò significa che non prenderemo molti danni e di conseguenza non rifletteremo molto, ok? Attenzione, quindi potrebbe sembrare una skill rotta sulla carta e forse potrebbe esserlo in arena, ma questo non è un campione d'arena, quantomeno non lo è in questa forma. Pertanto sfrutteremo un 1% del ipotetico potenziale di questa destrezza qui. Allora, 2 minuti per dire come si potrebbe trasformare questo campione in un campione rotto. Allora, la 1 mi sta bene così, migliore moltiplicatori. La 2 mi sta bene così, ma deve fare danni basati sui massimi HP. Ogni 3 turni, benissimo. La 3 mi sta bene così, ma fallo curare. Quindi, prima ripristina i massimi HP, poi cura, poi va a rianimare va a mettere, insomma, rianimo dopo morte, e poi va ad aumentare la difesa. Vi sembra troppo rotto? No, no, non è troppo rotto, è il minimo indispensabile, il minimo sindacale per un campione mitico, quindi va bene così. Nella sua forma alternativa poi, che cosa ho cliccato? Nella sua forma alternativa poi dovrebbe essere un nuker di tipo difensivo, molto molto figa l'idea della cuocatrice, ma vabbè, non discutiamo di design perché Plarium vince sempre per quanto riguarda il design dei campioni, quindi non ho nulla da dire in proposito, peccato che tutto ciò che fa è molto interessante, ma non fa abbastanza danni, perché non ha abbastanza moltiplicatori, tutto là. Quindi, se per la forma primaria potevo individuare dei problemi legati proprio alle skill in sé, qui mi verrebbe da dire, alza i moltiplicatori bene, fallo menare forte e siamo tutti contenti, se qualcuno volesse anche utilizzarlo insomma come nuker tipo difensivo. Fine delle discussioni per quanto mi riguarda, anche perché questa versione, la sua forma alternativa dall'Hydra, non la utilizzeremo e non l'ha mai utilizzata in tutti i turni insomma in cui ha potuto fare qualcosa contro quel fastidioso boss. Allora recuperiamo un attimo al volo la build che ho realizzato per lui. Purtroppo non ho stele di risveglio per il nostro Galleus, non ne ho nemmeno una. Quindi potrei speculare sulle benedizioni, ma lo vedremo a suo tempo. Per ora vi basti vedere un po' i set che ho utilizzato. Non ho voluto utilizzare un set specifico,
semplicemente perché il fabbisogno di statistiche per questo campione era piuttosto sostenuto, se volevo anche dargli un minimo di tasso e danno per fargli esprimere qualcosa con la sua 1, e alla fine ho prodotto 14 milioni, quindi poco, ma di sicuro meglio rispetto al classico campione assistenza che è lì solo per fare un compito assistenziale senza produrre danni, ok? Almeno qualcosetta di danno l'ha fatto. E allora, supersonico, più velocità, più resistenza che mi serviva, più HP, e poi velocità e precisione, sono set che mi forniscono statistiche utili alla causa, e sono parecchie le statistiche utili alla causa, perché mi serve veloce, mi serve con una buona difesa e un buon HP. L'ho voluto fare con un po' di tasso e dateglielo un quanto tasso, non serve che raggiunga il 100%, semplicemente se ha un tasso alto ogni volta che contrattaccherà saranno molte le probabilità che lui faccia un colpo decisivo, e il colpo decisivo è l'unica possibilità che avete di fargli fare qualche dannetto interessante, ok? Quindi almeno un quanto tasso glielo darei, non perdete troppo tempo sul danno decisivo, la precisione vi serve, ma quella che serve per Hydra, quindi 380-350 va più che bene, mentre gli ho dato resistenza 503, tanta resistenza perché ovviamente la sua 2 va a mettere un buff inammazzabile, un contrattacco su se stesso, di conseguenza siamo dei target molto ghiotti per la testa che strippa. Io non vorrei che lui fosse un campione con questa caratteristica, perché il buff inammazzabile, vabbè, pazienza, prima o poi scadrà, però il contrattacco è un problema. Se le teste ci rubano il contrattacco, se la testa, insomma, ci ruba il contrattacco e lo sparge, molto, molto spesso la partita finisce lì. Quindi, attenzione, questo campione è utilizzabile, però dovete assolutamente dargli la resistenza necessaria, dovete trasformarlo di fatto in un counter per la testa che strippa, altrimenti non si va da nessuna parte. Allora, per raggiungere le statistiche che vi ho proposto, ho utilizzato uno standard resistenza con precisione e velocità, e poi HP nell'amuleto con un po' di precisione e resistenza, HP, neanche a dirlo, insomma, con difesa percentuale, soprattutto insomma nell'anello, e poi sopra ho utilizzato velocità con difesa per lo stivale, naturalmente, precisione con resistenza e velocità, tasso con tasso e velocità. La cosa divertente è che, pur avendo il 70% di tasso, non sono riuscito ad arrivare al 100%, ma vabbè, questi sono dettagli. Ok, allora, poi sopra c'è velocità, resistenza e precisione, velocità HP resistenza, e infine velocità, precisione, difesa e resistenza. Quindi tutte statistiche nel complesso utili alla causa per realizzare un campione che possa essere in qualche maniera utilizzabile dall'Hydra. Gli ho dato le maestrie, sono le seguenti. Sono andato a chiudere con Incrollabile. Volevo essere sicuro che la testa che strippa avesse delle difficoltà. E l'unica volta in tutte le run, perché comunque ogni tanto qualche occhio ce l'ho buttato, l'unica volta in cui è riuscita a rubarmi i buff sono stati i dolori. Io ho perso tanti, tanti, tanti turni, e molto probabilmente, se non me li avesse rubati in quella circostanza, la run sarebbe durata un po' di più e avrei chiuso con molti più danni di così. Quindi, resistenza, signori. Su questo campione, resistenza, se davvero lo volete utilizzare. Mentre il percorso assistenza classico, andando a chiudere con Maestro di Malefici, non ci aiuta con la provocazione, ma ci aiuta con la riduzione della velocità. E a me interessa, quindi andava bene. Passando poi ai Tomi, sarebbe... Allora, in realtà potete utilizzarlo anche senza, perché questa destrezza qui non ha tempi di ricarica, in realtà non riduce i tempi di ricarica. Ecco, con i Tomi quindi è utilizzabilissima così com'è. Non vi interessa nemmeno il danno extra qui, perché tanto è basso lo stesso. Vi interessano i 3 turni qua? Sì, però io vi dico che per lungo tempo l'ho utilizzato senza Tomi sulla sua 3. Glieli ho dati perché sì, risparmiateli. Risparmiateli, ok? Quindi giocatelo senza Tomi per adesso. Se un giorno poi la Plarium deciderà di dargli un briciolo di amore e lo trasformerà in qualcosa di rotto, allora si parlerà dei Tomi, ma per adesso risparmiateli, anche se questo dovesse essere l'unico mitico che avete. Mi dispiace per voi. Passando poi alla parte benedizione, io ritengo che siano diverse. Nello status attuale dei casi, io vi consiglio solo ed esclusivamente Dolfo. Se un giorno invece
dovessero aumentare i moltiplicatori, migliorare insomma il suo comparto danni in maniera significativa, allora si potrà optare per uno strappo schiacciante nel caso in cui doveste avere 6 stelle di risveglio, oppure, molto interessante, Ira della Natura, assolutamente, sbloccherà il pieno potenziale di Ira della Natura molto velocemente grazie alla riduzione della velocità sulla sua 1, quindi potrebbe essere un'ottima scelta, in particolare se non avete 6 stelle di risveglio, ma 2, 3, quello che è. Per adesso no, però, finché non metteranno mani, perché gli metteranno mani in questo campione, ma finché non lo fanno, andate di Zolfo, che è l'unica benedizione veramente utile per lui. Ok, allora, io credo di aver detto tutto, penso che abbiate visto un mondo veramente molto depresso, ma andiamo a vedere la run, più che altro perché voglio sfruttare la run per fare un po' di chiacchiere con voi sui campioni in generale, su tante cose. Ed eccoci qua, come dicevo, sono partito da un setup iniziale che è molto importante perché, visto che è il primo turno, ne approfitto per essere sicuro di aver provocato la testa. La testa è verde, noi siamo rossi, 35% di probabilità di fare colpi deboli, quindi se non ha provocato, almeno so che devo restartare la run subito e la prima volta che entra mi va bene, insomma, ecco così. E dopo si può tranquillamente passare in automatico perché tanto i nostri campioni faranno quello che devono nell'ordine corretto, almeno questa è l'idea. L'utilizzo in manuale di Galleos vi dà molte più garanzie, ok? Soprattutto se l'obiettivo è annullare completamente la testa che clancia, quindi bloccandola in un loop continuo di provocazioni. Se io utilizzo, lascio, insomma, gli lascio la possibilità di utilizzare quella destrezza in perpetuo, la utilizzerà anche quando la testa che clancia è stata mozzata e quando rinasce, non è detto che voi abbiate la destrezza che provoca pronta a disposizione per essere utilizzata. Nel frattempo vedete che qualche dannetto di contrattacco lo ha fatto pur avendo un danno decisivo molto basso. Non è però al massimo, ok? Potrebbe fare molto più di così, se solo avesse dei moltiplicatori leggermente migliori. Ma vabbè, è inutile ripetere cose che sappiamo già. Dicevo, se lo utilizzate in manuale, voi non dovete fare altro che aspettare, l'utilizzo di quella destrezza della sua 2 che provoca. Aspettate che la testa respawni. Se torna in piedi, la utilizzate. Se invece rinasce un'altra testa e avete un quartetto senza la testa che clansa, benissimo, potete utilizzarla per counterare. Si spera la testa che strippa e va bene così, e va bene così. Allora, abbiamo prodotto un risultato finale discreto, perché 400 milioni per un team del genere è un risultato discreto. Vi ho già detto che siamo di ben 260 milioni al di sotto del record prodotto, ma solo perché abbiamo giocato in automatico, completamente in automatico. Se avessi ovviamente manualato, avrei preso delle decisioni sicuramente più oculate rispetto alla nostra intelligenza artificiale, che purtroppo utilizza le destrezze quando le ha e non quando sarebbe più opportuno. E su questo vorrei aprire anche una parentesi sulla novità, no? Perché non ne ho parlato nel video di lunedì, errore mio, ovvero con la nuova patch le teste, i campioni mireranno la testa che ha mangiato un campione, ok? Adesso non lo facevano, i campioni miravano la testa che era più facile da ammazzare, non necessariamente quella che aveva mangiato il nostro campione. Pertanto, dei team pensati completamente in automatico potrebbero avere un po' di problemi, ecco, nel liberare un campione. E adesso invece con la nuova patch i campioni mireranno la testa che ha mangiato il campione. Questo è un bene? Parliamone, nel senso che sì, è un bene, ma se quella testa aveva un riflessi danno e se quella testa aveva una nuvola benefica? Ci sono 3.000 motivi per cui io ho bisogno di aspettare a mirare quella testa lì. Magari io ho la destrezza che potrebbe liberare immediatamente il mio campione, ma se la utilizzo su quella testa lì sono fregato. Pensate ad una nuvola benefica, no? Magari a me conviene aspettare che la nuvola benefica passi e dopo utilizzare la destrezza che è in grado di liberarlo, perché se la spreco non la libero più. E tutte queste considerazioni che noi esseri umani possiamo fare, l'intelligenza artificiale non le fa mica. Ok, quindi bene,
ma non così tanto bene come tutti pensano. Ok? È una cosa buona, sicuramente, ma non è la soluzione definitiva che vi permetterà di cliccare su automatico e abbandonare la run lì, a meno che non vi interessi fare, come nel nostro caso, 200 milioni in meno di quello che il team potrebbe. Ecco, tutto là, quindi chiusa parentesi. Tornando a noi, il team è sicuramente solido. Abbiamo il nostro Shamael, sì, che gestisce la testa del tormento. Abbiamo il nostro buon amico Sulfurion, che annulla completamente la testa della nuvola benefica. Poi abbiamo tutta una serie di altri capiri. Marius, che cosa volete dire su Marius? Insomma, danni e danni e danni e danni a profusione, soprattutto visto che si trova in full set sicario. Niente da dire in proposito. Il team è solido ed è talmente solido che qualcuno potrebbe dire: se mettevi un qualunque altro provocatore, il risultato sarebbe stato lo stesso. Sì, è probabile, signori. Anzi, se avessi messo altri campioni, come la già citata Energy Gigante, avrei potuto produrre risultati sensibilmente migliori rispetto a quelli prodotti da Galleus. C'è solo un problema, però, che io non ce l'ho Energy Gigante, io ho Galleus, e se voglio farci qualcosa. Beh, questo è l'unico contesto in cui può dire qualcosa. Davvero, non mi viene in mente nessun'altra fase di gioco che non sia un drago magmatico, dove il nostro Galleus possa dire: ok, pollici altissimi lo utilizzo lì. Non ho neanche quella fase particolarmente spinosa, tipo un piano, una stazione di Syntranos o un boss di Syntranos, dove mi verrebbe da dire: oh, se non ho questo campione qui non ci riesco, perché non è così, è sostituibile, è sostituibilissimo, scusate, davvero. Questo anche per rispondere a alcuni che a volte scrivono nei commenti: non è il campione che hai proposto che ha vinto, ma sono stati gli altri. Grazie al cavolo, signori, noi giochiamo con un team, non giochiamo con un campione solo. È chiaro che il mio campione ha vinto perché c'era un intero team che lo faceva lavorare, no? È come se io dicessi che in arena ho vinto perché c'era Armanz. Ma certo che hai vinto perché c'era Armanz, però Armanz da solo non basta per vincere, no? Perché altrimenti io metto Armanz 1 contro 4 e vinco. Ma non è così. Ho bisogno di chi parte prima, ho bisogno di Armanz, ho bisogno di qualcuno che debuffa, ho bisogno dei danni. Cioè, ci sono tutta una serie di cose che devo inserire, no? Però se io vi faccio un video su Nuker, devo mettere Nuker nelle condizioni di asfaltare la gente. Ok? In questo caso io metto il mio Galleus nelle condizioni di fare bene il suo lavoro. E grazie alle sue provocazioni, grazie al suo rianima dopo morte, grazie al suo aumenta difesa, vedrai che Micinaki fa più danni. Vedrai che la testa che Clensa smette di essere un problema, o lo è meno, perché purtroppo in questo caso avevamo sprecato la destrezza mentre la testa era mozzata, come vedete. In questo caso in manuale sarebbe stata una pletora di debuff ancora presenti sulle teste, ma vabbè. Quindi siamo arrivati a 400 milioni in questo caso, siamo arrivati a 600 e passa milioni in una run strutturata meglio, grazie anche al supporto di Galleus. È sostituibile? Sì, come è sostituibile qualunque altro campione di questo team. Niente di più semplice, davvero. Ci sono team che fanno più danni del mio, ci sono team che ne fanno meno, ma va bene così. Ma va bene così. L'importante è sfruttare al massimo i campioni che ci sono, e ritengo che il risultato sia più che ottimale. Si può fare meglio? Lo faremo per adesso. Io mi accontento, e se qualcuno voleva insomma delle idee su come si può utilizzare Galleus in questo periodo storico, sperando che lo buffino, davvero mi domando come mai non abbiano guardato giù verso Galleus e verso Calamitus, andando invece a migliorare campioni come Frolni e come Mezzomel, che va bene, forse si poteva fare meglio, ma erano già ottimi così. Mentre Aphidus non ce l'ho, ma credo insomma che fosse comunque un campione utile, gli ho visto fare delle buone cose. E vedremo. Per adesso può darvi questo. Si può fare meglio? Sì.
non ci resta che aspettare e vedere, insomma. Quindi questo è quanto. Parliamo di un campione molto molto semplice, signori. È inutile stare qui adesso a perdere tanto tempo sui danni. I risultati sono abbastanza eloquenti. Sono dovuti sicuramente a tanti campioni interessanti all'interno del team, non soltanto Gallius, che è un campione discreto. Se fosse un leggendario, nessuno avrebbe nulla da dire. L'unico problema è che è un mitico, signori. È un mitico. E quando ti esce un lampo rosso, tu vorresti qualcosa che spacca. E per adesso è sempre così. Tranne in casi molto, molto, molto particolari, come il già citato Calamitos, è qui presente. Speriamo che un giorno lo baffino tutto là. Magari il mese prossimo, magari quello dopo ancora, vedremo. Plarion sembra che quest'anno abbia deciso di darci dentro con i ribilanciamenti e noi siamo fiduciosi, noi attendiamo. Fiduciosi per un destino migliore per il nostro gallo. Detto questo, io ho parlato troppo. Ho parlato veramente troppo per questo campione qui. Però spero di aver portato un video che fosse interessante per qualcuno di voi e me lo sono tolto dai piedi, quindi non chiedetemi più niente di Galleos perché vi rimanderò questo video qua. Fine. Bene, che dire signori? Come sempre, siate furiosi, ma rimanete bradipi.